La scuola di Ula, siamo tornati indietro finalmente. E qual è la strada giusta da percorrere? Ovviamente quella dove c'è un guardiano di... non lo so a questo giro di cosa sarà. In realtà non c'è una strada giusta. Di qua si torna solamente indietro. Questo vuol dire che dobbiamo tornare da questa parte. Ma io posso fare il viaggio rapido? Sì, però sai che ti dico? Faccio il percorso e mi faccio le prove a tempo. Probabilmente sbaglierò anche strada e finirò per andare di qua. Dai, non ve la faccio neanche vedere la prova a tempo. Cioè, alla fine vado dall'inizio alla fine senza neanche fermarmi, Non è che faccio chissà cosa. Corri, Stitch! E ho appena scoperto che fare le prove a tempo non ti porta dall'altra parte, ma ti fa solo fare la prova. Basta, poi ti riporta dove l'hai iniziata. Quindi andiamo di qua con lo spostamento rapido. Allora, l'altra volta siamo andati di qua a sinistra, questa volta di qua a destra, verso la spiaggia. Io sono rosso, quindi sono ancora più cattivo dell'altro. Che lui era fatto di legno, quindi era un cretino. Muori, bambina. Oh no, mi lancia palle di fuoco. Sono allergica. Sai che una volta mi sembra da bambino di aver provato a fare la battaglia con tutti e due i totem in contemporanea. Nel senso, ero andato di qua, ero sceso, ero andato dall'altro totem. Ecco fatto. Dai, ancora un colpo. Aia, che male. Per vendetta. E l'hai epurato col sale. Aliakahala Beach. Questa me la ricordo come... Esatto, è quello che... Ma quel modello è un 2D. Cioè, è un... Ma è lo scudo di Capitan America quello, non è un frisbee. Che cazzo. Quell'immagine è 2D e il tizio è tristissimo. Ma, scusami, ma c'è nostra sorella, ma perché? A parte che frame hanno preso, che è tristissimo. In una posa di una tristezza. Che cosa devo fare con Lilo? Devo metterla in un orfanotrofio? Che ne so, io non riesco a pagare le spese da sola. Sorella, perché fai così? Guardami mentre ballo. Io mi ricordo che lui non ti fa passare. Ok, mi ricordavo fosse più ardua la sfida. Non mi ricordavo bastasse portarlo da una parte e poi dall'altra. Oh, aspetta. Ecco fatto. Allora aspetta, perché questa... Ecco, questa era un filo più tosta. Mamma mia. Ah, ma bastava. Ma hanno scelto tutte scene tristissime. Ma guarda, cioè, io ero concentrato su tutt'altro, scusatemi. Hanno scelto tutte scene. Allora, hanno cercato nel film dei frame in cui fosse della gente seduta, però hanno scelto tutte scene tristissime. Dai, vieni di qua che io passo di là. Hanno scelto tutte scene tristi. L'unica persona che non è triste è la biondona tinta che c'è lì sullo sfondo dietro il maestro di Ula di Lilo. Cioè, anche lui è triste, perché probabilmente in quella scena lui stava parlando con Lilo della serie... Che cosa hai fatto, Lilo? Probabilmente nella scena in cui picchia Myrtle a scuola di ballo. Allora, che bella, viva la balla. Muori. Allora, aspetta un secondo. Tu vieni con me. Ecco fatto. Ok. Aia. Dai, quanto ci vuole? Il problema è che non si sono neanche presi l'accortezza di prendere delle scene o comunque di modificare l'immagine perché almeno sorridessero. Questa è stata proprio solo per vendetta che... Ah, se gli passo sopra così non fa il salto? Che grande scoperta. Sai, come quei video che fanno dopo 15 anni che gioco a Skyrim, ho scoperto questa cosa incredibile. Ok, non sono...
riuscito a prenderlo perché probabilmente non ti fa prendere l'esplosivo se sopra c'è un altro oggetto. Che per carità è vero, nel senso... probabilmente anche io magari... se non fosse per quei titoli non l'avrei guardato. Comunque la scelta delle scene... potevano un attimo... volevo fare la culata, ve lo giuro. Nel salto lei non l'ha fatta. Lei non ha fatto la culata. Ero in posizione perfetta per ucciderlo. Eppure non la fa. Cioè, a volte non prende l'input, non so perché. Altra tizia sdraiata sulla spiaggia ed è anche lei non triste, per fortuna. Niente, a sto livello stiamo prendendo tutti i danni. Sia con lei che con Stitch stiamo prendendo tutto danni. Ecco, grazie. Qua non c'è nulla. Mi fa passare, per favore. Oh no, ma è cattivissimo st'uomo. Ti tira pure i calci. Ma è terribile. È uno stronzo. Cioè, se ti avvicini ti tira un calcio, ma ti pare? È stata una pessima idea. È stata una pessima idea. Ti giuro che se potessi gli tirerei. Io mi ricordavo che lui cadesse in acqua. Non mi ricordo se col cucchiaio il tizio qua lo uccidiamo o no. Sono abbastanza sicuro di no, quindi non proverò a sprecarlo. Ok. Perfetto. Dai. Uff. A volte ci mettono un sacco sti barili ad esplodere. Non capisco come mai questa diversità di tempo. Guarda, però intanto non ci sono più personaggi. Ecco fatto. Ecco qua. Dammi quel pezzo di cura. Perché si è bloccato all'improvviso? Ok. Ah, balì bella, balì bella. Vabbè. Perlomeno abbiamo preso il checkpoint, dai. Vediamola così. Probabilmente morirò colpito da una stupidata. Però almeno abbiamo preso il checkpoint. Non importa. E la stupidata eri tu, stupido scorpione. Maledizione. Cinquemila anni dopo che ho giocato per la prima volta questo gioco, ancora adesso non riesco ad evitare quel colpo. Questa cosa mi rende estremamente triste. Domenico, se tu stai guardando, tu sicuramente sai come si evita quel colpo. Ne sono sicuro. Ne sono sicuro che tu lo sai. Dammi l'ultima stella. Sono sicuro che tu quel colpo sai evitarlo. Io ancora oggi no. Ta, che vergogna.